Ale, ma buongiorno, buonasera a tutti. Aspettami, Diego, dobbiamo dire qual è il nostro menù oggi. Oggi facciamo la cucinoterapia. Cos'è la cucinoterapia? È un menù fatto di piatti che, oltre ad essere molto buoni, fanno anche molto bene, cioè hanno proprio dei principi nutritivi che aiutano il nostro corpo a essere sano e addirittura a guarire da certe patologie. Allora, incominciamo con degli involtini di salmone e riso, e si sa che il salmone fa benissimo per il colesterolo, gli omega 3 e tutto quanto. Poi facciamo delle penne ai broccoli, proprio la classica penne ai broccoli, la pasta ai broccoli che fa benissimo, però le penne sono integrali, quindi fanno ancora più bene. Poi facciamo delle seppioline, una tira l'altra, perché anche le seppie hanno dei principi nutritivi molto importanti. Poi per fare un dolce che sia sano, facciamo una crostata e la riempiamo di frutta fresca, tutta la frutta che piace a te, e poi c'è l'ape ricetta e la facciamo con la barbabietola. È un po' strana ma molto molto golosa. E allora, Dido, mettiamoci a cucinare! Adesso facciamo degli involtini di salmone affumicato con dentro il riso. Praticamente è un sushi, però cotto e un po' nostrano, che fa molto bene perché il salmone fresco o anche affumicato, è ricco di omega 3 e abbassa il colesterolo. Quindi è veramente un cibo che bisogna mangiare, insomma. Allora, un pochino di sale. Poi io prendo un altro pentolino, ci metto 160 g di riso e poi diciamo lo copro con l'acqua bollente, due dita in più rispetto, ecco. Lo faccio cuocere in maniera tale che l'acqua asciughi e il riso rimanga morbido. Controllatelo, io ti dico, ho messo un dito e mezzo, due dita in più rispetto al riso, in caso ne aggiungo ancora un po'. Teniamo fuoco basso, bisogna coprirlo perché sennò evapora tutta l'acqua. Ecco qua, qui c'è il riso cotto e anche raffreddato perché si lavora meglio, no? Non si può fare poi le polpette, il sushi con il riso caldo. A questo riso noi aggiungiamo un po' di ingredienti molto golosi, per esempio 160 g di tonno in scatola, sott'olio, sgocciolato. Il succo di un limone, mi fa ridere perché si danno il cambio a giocare con Diego. Prima c'era Beppe, adesso è arrivato il nostro direttore di produzione. È così, è una mascotte, Diego. Il fatto è questo: questa settimana la nostra tata, che ci tiene i bambini, è ritornata a casa in vacanza. E allora io in una settimana non ho avuto tempo di organizzarmi, ho detto: sapete cosa vi dico? Io i bambini me li porto al lavoro. In fondo questa è la mia casa, è la mia cucina. Daranno un po' fastidio, però io sono contenta, me li porterei sempre. Allora, io mescolo. E adesso aggiungiamo mano a mano anche tutti gli altri ingredienti, che sono una bella radice di zenzero, quindi è un gusto molto fresco, limonoso. Tra l'altro anche lo zenzero fa benissimo, è anche digestivo, insomma. Eccolo qua. Poi mettiamo un mix di verdure tritate. No, verdure, erbette, scusate, che sono il prezzemolo, poi ci mettiamo il coriandolo se lo trovate, se no va bene il prezzemolo uguale, secondo me non è che fa tutta questa differenza, e l'erba cipollina, un po' la tengo per decorare e un po' la trito. Quindi deve venire bello verde, eh? Dido, non mi sfasciare la casa, per favore. Ah, che male al braccio, basta. Direi che va bene perché ho troppo male al braccio. Ok.
amalgamiamo il tutto anche con un filo d'olio, diciamo un 3 o 4 cucchiaini. Così. Adesso noi ci mettiamo a fare i nostri involtini. Prendiamo il salmone, lo tagliamo a strisce, salmone affumicato, Prendiamo una pallina, la schiacciamo un po'. Poi la avvolgiamo. Mi sa che ne ho fatto uno fin troppo grande, però. Ci vuole solo un po' di pazienza, è un lavoro di pazienza. Se poi lasciate il riso in frigo, magari questo lavoro di fare il riso con le erbe lo fate il giorno prima per il giorno dopo. In questa maniera il vostro riso sarà ancora più compatto. Però noi ci arrangiamo anche così. L'ultimo. Ecco qua, vado a prendere il piatto, un po' di erbette dappertutto. Cosa fai, Didone? Ecco qua, vediamo se mi arriva un pallone di Diego anche sui miei bellissimi involtini di salmone, che fanno benissimo perché hanno l'omega 3 e perché abbattono il colesterolo cattivo. Ho fatto bollire il riso in poca acqua salata, l'ho fatto raffreddare, ci ho aggiunto tonno, succo di limone, zenzero, ho tritato prezzemolo, coriandolo, erba cipollina, ho mescolato bene, ho affettato il salmone, l'ho avvolto intorno alle palline di riso. Buongiorno Massimo. Buongiorno Benedetta. Allora, per la mia tavola... Sì, amore. Per la mia tavola ho pensato, visto che è cucinoterapia, sì, di ispirarmi alla cromoterapia, cioè all'effetto che i colori fanno un po' sulla psiche, ma anche sulla salute, no? E allora abbiamo scelto l'arancione, che è un colore energizzante, però non eccitante, e addirittura fa venire appetito, serve nelle cure anti-anoressiche. Pensa che cosa, io non lo sapevo. Anch'io. Poi veramente fa allegria l'arancione. Allora mettiamo i piatti. Tutto in nuance, i bicchieri, poi mettiamo le posate. Adesso dipingiamo con un colore, aiuto, rilassante, questo sasso, sì, e poi toglieremo la corda che abbiamo usato per legarlo, in maniera ad avere queste strisce. Ti faccio vedere quelli già pronti, perché questo qui bisogna farlo asciugare un po'. Pesano, sono sassi. Vedi che bello. Bello, molto bello come effetto. Adesso si vede da sopra. Mi prendi tu l'altro, certo, Massimo? Così mi aiuti anche a metterlo nel posto giusto. Candela abbinata ai vari colori della cromoterapia. Adesso tu che cosa fai di bello? Allora, come centrotavola... Togliamo, sì. Togliamo questo... E prendiamo... Porca miseria,
uno dei nostri elementi. Legumi a manetta, direi. Legumi a manetta, erano quelli che avevo in casa che erano avanzati. Perché ammazza, dentro. Perché devo comprare, sai cosa diceva? Ah, li compri, li faccio, sì. Li compri, li faccio. No. Se no, uno mette anche sotto una base di carta e poi li mette. È quello che andremo a fare. È quello che andremo sono. A fare. Io ho preso questo contenitore in legno naturale che avevo in casa. Mettiamo sotto una base di carta. Uh-huh. Andiamo a fare un po' di palle per. Un po' io, sì. Cercare di arrivare un po' in quota. Sì? Andiamo a inserire due bicchieri. Ah, metti i bicchierini. Mettiamo i bicchieri che sono quelli che ci serviranno poi per i fiori freschi. Una volta arrivato a questo primo step, andiamo a inserire tutti i nostri legumi. Poi due cose, sì. Uno il fiore, uh-huh. La camomilla. Giusto, che buona la che camomilla. Tagliamo più o meno a questa uh-huh. altezza. E la metto nei due... E la metti nei bicchieri. Cioè la divido? No, la mettiamo okay. assieme e facciamo un bel mazzo. Camomillina. Così. Così, teniamo un po' bello aperto. Aperto. Ok, e poi andiamo a inserire da una parte... Il radicchio. Il radicchio. E così lo andiamo a inserire Vai. Sul tavolo. Ecco qua. Super bello. Ecco, è arrivata Fiona May. Andiamo a aprire. Ecco, anche Diego, forza. Vieni, Diego. Chi è? Chi è? Ciao, ciao Fiona. Buongiorno. Ciao, ma che bei fiori. Ciao. Fatti dare un bacio. Grazie per essere prego, venuta. Prego, prego. Bellissimo, aspetta che chiudo qua. Ah, ma quanta roba. È un piccolo omaggio. Grazie. Allora, andiamo in cucina. Massimo, con cui abbiamo ciao, appena preparato la tavola. Dieghino, non lo stuzzichiamo, che se resta di qui è meglio. Perché è normale. Oggi sono senza babysitter e ecco, succede così. È normale. C'è chi lo normale. Tiene in ufficio e chi... Che belli, aspetta che li appoggio qua, Come in braccio, ma come in braccio, aiutami a aprire il regalo di Fiona. Ecco qua, allora, vediamo un po'. Senti, io stavo calcolando prima nel mio soggiorno quanto sono 7 metri e qualcosa, che altro è, cioè, e che è la lunghezza del salto di Fiona May. Sì, del record assoluto cioè, italiano, è sì. una cosa impressionante, tu voli. Sì, modo di dire volare, sì, volavo come pochi secondi, anzi, meno di un secondo, però una cosa meravigliosa. Sì, grazie. Cioccolato? Allora, sì, perché siccome io sono mania del cioccolato, sono andata sì? via qualche mese fa, è Belgio. Uh-huh. Allora sono andata a questa negozio, al caffè, dove, no, modo di dire, cioccolateria, sì, ecco. si beve del cioccolato caldo, eccetera, allora questa cosa qui... Pensavo a una cosa molto particolare. Sì, buono, buono. Mamma mia, che buono, Dido. Senti un po'. Molto goloso, sì. Com'è? Buono, buono. Però guarda che questo può essere pericolosissimo sì, se uno esagera. A posto, allora non lo si Allora tocca. Lo teniamo qua. Allora, Dido, se vuoi, vai un attimo a prendere il tuo giochino di là, quello con cui giocavi prima, lo porti qua. Dai, tanto noi incominciamo. Vai, tanto noi incominciamo a cucinare. Senti, ma noi oggi facciamo una crostata. Sì. La classica crostata con la base di pasta frolla, crema pasticcera e un sacco di frutta. Sì, che sì, quindi certo. fa bene. Sì. Facciamo prima di tutto la pasta frolla. Uh-huh. Allora, la pasta frolla io la faccio qua dentro, così è ancora più veloce. E metto tutti gli ingredienti insieme. 125 grammi di burro, proprio non sì. sciolto, Guarda, se mi dai giusto una tagliatina okay. a cubetto, okay. no, cioè taglialo in due, okay. E poi me lo butti dentro. Poi... Mette dentro? Sì, vai. 250 grammi di farina. Sì, amore. E la vanillina. Guarda, è un attimo. Sì. Vai. Questo qui. Vai. Sì, vieni, vieni. Vai, vai, al massimo. Devono venire un po' delle briciole, praticamente. Ok, va bene. Perché normalmente le faccio a mano. Infatti, sì, ma sì. questo è ancora più veloce. Ok, perfetto. Chiudi. 100 grammi di zucchero. Vai, diamo ancora. Aspetta che metto anche un pizzico di sale che ci sta sì. bene là. Vai, okay. ancora una piccola frullatina.
Diego, cosa fai? È normale, è normale. È normale. Ok, adesso mettiamo l'uovo. Vai, tu. Ok. Sì. Quanti anni hanno le tue? Allora, Larissa 9 anni e mezzo. Ah, Anastasia, come la mia? Anastasia 2 anni e mezzo. Come lui? Quindi come ti lui? Manca... Manca solo Anastasia. No, mezzo no. Allora, ti manca il maschietto. Basta uno? Vai, allora. Sì, sì, vai. Facciamo una torta. No, questo lo fa Fiona. Sta bravo tu. Perché è il nostro ospite oggi. E adesso deve venire una palla. Tu lascialo pure andare. Ok. Piano piano lui dovrebbe formare una palla. Guarda. Molto veloce anche. Così non... E poi non si surriscalda tanto. Sì. Pronta. La nostra pasta frolla è pronta. Mamma, è una palla. È una palla, sì, ma non si gioca a palla, eh? Eccola qua, guarda com'è venuta bella. La lasciamo qua sopra, così. Oh, adesso facciamo la crema pasticcera. Tu fai torte per le tue bambine? Sì, sono molto gelosa. Di cioccolato le fai? Cioccolato, ma anche all'inizio ho fatto cheesecake senza mettere in forno. Sì, quella del frigo. Quindi tu cucini italiano o cucini anglosassone, inglese? Allora, anglosassone non esiste quasi. No, guarda che noi abbiamo fatto un menù inglese, era bellissimo. Tanto io prendo un padellino. Allora, io cucino italiano. E inglese, ma anche un po' di giamaicano. Ah, ecco, tanto... quello infatti mi interessava, sì. Ogni tanto... Cosa fai di giamaicano? Sì, io faccio la zuppa perché mia mamma fa questa zuppa, la zucca è buonissima, ogni sabato facciamo. E la mangiano anche i bambini? Sì, la mangiano anche dai bambini. Fantastico. E piano piano sto imparando a fare come mia mamma, quasi. Perché tua mamma è una brava cuoca. Ma mia mamma sì, lei cucina bene, lei è quella mia insegnante. Tanto io sto rompendo 4 tuorli per la pasta, per la crema pasticcera. Okay. Sì, senti, certo. Infatti io volevo l'altra frusta, quella di silicone, ma non la trovo. Vabbè, magari me la posso. Dai, che tu una. Grazie, amore. Tu sbatti un pochino, io ti metto anche lo zucchero, sono 100 grammi. Così, e facciamo diventare un po' spumoso. E le tue bambine sono già portate per l'atletica? Allora, tutte e due, sì, Anastasia, sì, Larissa specialmente si taglia la testa, sempre io. Sì, che bello, quindi avremo una nuova campionessa tra un po'. Però lei piace fare ginnastica artistica questo momento. Vabbè, mica male. No, bisogna avere anche la testa però, oltre al fisico, Sì, 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 il 95% della nostra performance è la testa, non è solo fisico. Ti metto anche la farina, 100 grammi, vai. Faccio lavorare, Questa è la crema pasticcera, vanillina, ti butto dentro anche la vaniglia, bisognerebbe mettere il baccello di vaniglia, ma è una roba troppo faticosa, io non lo faccio. Ecco. E ti vado a prendere il latte che io ho messo qua. Diamo ancora un goccino di microonde. E quindi adesso sei passata a fare l'attrice, senti. Ti piace? Mi piace tantissimo. Però per ora faccio l'inviata proprio per l'Olimpiade a Londra quest'anno. Ah, carino! Sì. Sto tornando alla mia vita. Chissà che bello farlo, è bello comunque secondo me. Una sì, perché sto tornando a casa. Allora, io ti metto l'altro latte e poi lo mettiamo sul fuoco. Ok. Devo scaldarlo un po' di più, ma va bene lo stesso. Adesso lo rimettiamo sul fuoco e lo facciamo addensare. Aspetta, facciamo così. E vai, io ti faccio lavorare. Ma posso far vedere quant'è? 7 metri e 11 centimetri. Allora, 7 metri e 11, scusate, fa conto. Tu stai sul fuoco. Ah, io sono sul fuoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cioè... Ah, sì. Io, cioè, è una cosa che... Non... È veramente... Sì, sulla pista è... Sulla pista non sembra... Bene, però... bene, vai, appoggia, ecco, metti, metti. Ok. Io ho abbassato, hai fatto bene, sì. Ci siamo quasi. E cosa si prova dopo? Cioè, quando tu arrivi a raggiungere il record italiano... Cosa pensi subito dopo, madonna? Pensi già... Meno male è finito, sì, meno male è finito la gara, ho vinto e poi basta. E dopo si festeggia. Sì, si festeggia. Poi io festeggio solo la sera, poi la mattina dopo sto pensando all'anno dopo. Vedi i campioni come sono. Va bene, adesso io ti faccio faticare un po', perché bisogna stendere la pasta frolla. E allora, visto che sicuramente tu sei più in forma di me... È dura la pasta frolla.
Allora, ecco. Perché allora questa qui è quella che abbiamo fatto noi, ma forse possiamo stendere anche la nostra, anche sai? Sì, non mi sembra. Hai fatto tanti biscotti? No, mamma, sta facendo tutto. Io sì. Adesso faccio i biscotti. Allora, io faccio così con la pasta frolla, perché sennò mi si appiccica. La stendo tra due foglie di carta forno. Due. Perché sennò è un disastro. Quindi metto un po' di farina sotto. Aspetta, Così. Questo è un bel trucco. Sì, questo è un bel trucco, guarda, sì. Perché sennò diventi infatti, pasta, sempre attaccare, sempre... Aspetta, ti do il mattarello. Io di solito ci metto anche l'altra sopra, l'altro foglio sopra. Sì. Se tu invece preferisci, come vuoi tu, Mettiamo ancora un po' di... Così? Metti sopra o fai senza? Come vuoi tu. Come vuoi. Ottimo lavoro. Grazie. Toglierei qui l'eccesso, tanto lo lascio un po' irregolare, no? Sì, che rimanga un po' come un cestino. Sì. Va bene. Ok, adesso per far cuocere bene la pasta frolla, sai che bisogna mettere i legumi secchi e la stagnola. Allora, io ti chiedo se mi tagli un po' di stagnola e mi ricopri la base. Intanto io prendo i legumi secchi. Cosa ci abbiamo qua? Io ci metto queste lenticchie, piselli secchi, van bene, tanto. Ok, sì, va bene. Mettiamo così, perfetto. Così almeno cuoce e non brucia, no? Io ne metto solo un pochino qua, se no questo pezzettino poi brucia. Ok. Porti tu? Ok, con me. 200 gradi, ventilato o non, è uguale, per 20 minuti circa. Via. Io di solito poi tolgo la stagnola e faccio gli ultimi 2-3 minuti per farlo colorare un po'. Vedi che ti vedo che sei sul pezzo. Va bene, allora, pubblicità, così la nostra torta cuoce e poi la farciamo insieme a Fiona. Bentornati nella mia cucina, sono insieme a Fiona May che si è esibita in una frolla perfetta. Guarda com'è venuta bene il nostro guscio di pasta frolla. Voglio dire, una campionessa è campionessa sempre. Allora, abbiamo fatto anche una crema pasticcera. Adesso andiamo a mettere la crema pasticcera dentro, al nostro guscio. E poi ho preso un sacco di frutta, perché il nostro menù oggi è cucinoterapia. Vai! Cucinoterapia, cioè mangio e mi faccio anche del bene, no? Brava. Distribuiamo un po'. Ecco, io ho lasciato apposta il guscio alto per fare una specie di cestino di frutta, no? Giusto. Ecco, poi Fiona mi ha detto che durante la pubblicità mi ha detto che la farà alle sue bambine, sono molto fiera di questa cosa, di aver ispirato una ricetta per le tue bimbe. Infatti, se mi fa questa... inviti proprio dei ragazzi a scuola subito dopo la faccio torta mezzone, e via. Senti, adesso aspetta che ti ho sporcato il tagliere, dobbiamo elaborare una strategia, una tattica, come facciamo la nostra torta. Io ti ho portato lamponi, aiuto, mirtilli, questi sono mirtilli, sì, e fragole. Questo è più che una fragola, questo è un melone. Sei rosso enorme. Io farei così, però non so, tipo potremmo fare un cerchio o due di fragole tagliate a fettine e poi ci buttiamo tutti dai. Allora tagliamo a fettine, ti do un coltello. Ok, grazie. Facciamo, mettiamo magari in mezzo i lamponi e intorno tu fai... Sì, vieni, metti qua questo, vieni. Tanto ormai il più l'abbiamo fatto. Possiamo riammetterti nel nostro laboratorio di cucina. Sì, ecco. Ah, carino. Tutto intorno. Poi
Poi se uno vuole, sono lamponi. Può anche comprare quelle specie di gelatine che servono per lucidare le torte, okay, no? Si mette questa polverina, un po' d'acqua, un po' di zucchero, poi metti sopra. E lo metti sopra. Però così è più naturale, vero? Anche a me. No, preferisco così, più naturale, proprio così. Ci mettiamo un po' di zucchero a velo. Cioè, una pasticceria non potrebbe fare di meglio, eh? Siamo state brave o no? Sì. Fantastico, bene. Direi, guarda, ancora due lì. Sì. Perfetto. Vuoi un lampone? Toh, mangiati i lamponi. Mettiamo un zucchero a velo. Che loro mi prendono in giro perché io lo metto dappertutto. Però dai, sta bene. No, guarda, ma com'è bella, carino. Che bellezza. Scusa. Però qui non ce n'è più, ne uso talmente tanto, cioè sono la massima consumatrice di zucchero a velo al mondo. Ecco, scusa, pensi tu un ciuccio? Ma com'è? È una fragola. Fablea. Scusami, ciuccio è, lo so. Ciuccio è santo. Scusami. Senti, portala tu, Fiona, vieni, la dobbiamo appoggiare qui. Sì, adesso lo lavo. Mettiamo qua. Ecco il nostro capolavoro fatto insieme a Fiona May. Io ti ringrazio tantissimo, grazie, in bocca al lupo anche per la tua nuova carriera di attrice. Grazie, molto gentile, grazie. Ti auguro di avere gli stessi successi che hai avuto nell'atletica. Grazie, molto Baci. Gentile, ciao. Per la pasta frolla abbiamo impastato il burro con 250 g di farina, 100 g di zucchero, la vanillina e un uovo. Per la crema abbiamo sbattuto i tuorli con 100 g di zucchero, 50 g di farina, la vanillina e il latte tiepido. Abbiamo cotto a fuoco basso per 10 minuti mescolando. Abbiamo steso la pasta frolla, l'abbiamo trasferita in una tortiera e l'abbiamo cotta con i legumi secchi per 20 minuti a 180 gradi. Abbiamo farcito con la crema e abbiamo decorato con la frutta e naturalmente un pizzico di zucchero a velo. Allora facciamo la pasta asciutta, Dido. Facciamo la classica pasta ai broccoli, ma la facciamo con la pasta integrale, con le penne integrali, che quindi fanno ancora più bene a tutto il piatto e poi sono anche molto buone. La prima cosa che facciamo è lessare un bel broccolo, allora, che fa quel buon profumino per tutta la casa. Sì, c'è tutto. Io metto un po' di sale e metto il mio broccolo a lessare. Io lo faccio lessare un bel po' perché mi piace poi quando il broccolo si unisce alla pasta. Sì, amore, che sia un po' molle, che si sfaldi un po' in maniera che rimanga quasi una cremina. Dopo lo mettiamo. L'altra cosa che facciamo, invece di usare il parmigiano per questa pasta che ha un'origine povera, noi usiamo il pangrattato, però tostato, che è buonissimo. Allora, Dido, l'aglio lo dobbiamo mettere dopo con i broccoli. Adesso mi metti il pangrattato nella padella, ok? Vieni, prendi il pangrattato. Non troppo, ne mettiamo diciamo 3 o 4 cucchiai. Così. No, questo no, questo dopo. Un goccino d'olio. Così? Basta, l'abbiamo già messo. Adesso tu lo metti nell'altra padella. E questo lo facciamo tostare. Attenzione perché il pangrattato in un attimo brucia. Classico. Bisogna stare attenti, bisogna guardarlo. Oh, vuoi mettere ancora un goccino d'olio? Vai. Poco, eh? Poco però. Dai, una goccia. Basta. Ok, l'aglio lo mettiamo in un'altra padella. Mannaggia, Diego. Sì, mettiamolo qua. Bravo, Diego. Io li schiaccio anche un po'. Sì, schiaccialo, così. Poi ti puzzano un po' le mani però, eh. Ok, allora, olio. Metti tu. Ok, io di solito tengo la padella inclinata in maniera tale da poter far rosolare bene l'olio, vedete? Questo brucia, mannaggia. Sì. Ecco qui, il pangrattato è a posto. Qui spengo. Qui sto cercando, ecco, facciamo così, usiamo il pangrattato per tenere la mia padella. E adesso mettiamo la pasta. 250 g di pennette integrali.
I broccoli sono ancora un po' duri, ma io ne ho un'altra ciotola invece già ben ammorbidita. Quindi prenderei questi broccoli qui che ho fatto cuocere anche un quarto d'ora dal momento in cui hanno incominciato a bollire. Li metto insieme all'aglio. Non ho messo il peperoncino perché c'è Diego, ma io un pochino di peperoncino lo metterei, Lo metto, posso un po' di peperoncino? No, non mi fido che tu metti il peperoncino. Vabbè, batti qua contro, batti un po', così, pam, 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 basta. Questo è pericolosissimo, Brucia. Allora, facciamo saltare bene i broccoli. Questa pentola con gli altri broccoli adesso non ci serve più perché abbiamo usato quelli già lessi, quindi io la tolgo che ci dà un po' fastidio. Ok, qui facciamo rosolare bene e schiacciamo anche un po' questi broccoletti, Diego? Vuoi mettere un'acciughina? Vabbè, la possiamo mettere anche adesso, io me le sono dimenticate, ma mettiamo anche un po' di acciughina e aspettiamo che si sciolgano un po'. Sono finite, bravo! Il profumo dell'acciughina con l'aglio e il broccolo. Ok, spegniamo e aspettiamo che la pasta arrivi a cottura. Assaggiamo un po'. È pronta. Allora, scoliamo la pasta. Tu aspettami qui perché è pericoloso. Saltiamo bene. Guardate che bei colori. Pensate che in questo piatto ci sono i broccoli che hanno delle proprietà antitumorali importantissime e la pasta integrale diciamo sopperisce al 20% del fabbisogno giornaliero di fibra. In più è molto buona. Quindi insomma è un piatto veramente equilibrato. Vedete, ho messo un po' di olio in più nel soffritto, ma ci voleva perché adesso la pasta è ben condita. Se manca si può sempre aggiungere un po' di acqua di cottura, ma secondo me va bene. Allora, invece del parmigiano, noi mettiamo il pan grattato. Prendiamo un piatto, vieni! E un piatto per Diego. Ale, vieni Dido, questo è per te. Sì che andiamo a mangiarla. Allora, questa è per Diego. E questa la portiamo di là, va bene? Sì, sì che la puoi mangiare. Tieni, portatela in soggiorno, portatela in sala da pranzo. Allora, oppa, ricapitoliamo il piatto e diamo da mangiare a Diego. Vieni. Ho messo a lessare i broccoli in acqua salata, intanto ho tostato il pan grattato con un filo d'olio. In un'altra padella ho rosolato l'aglio, ci ho ripassato i broccoli lessi, ho aggiunto peperoncino e acciughe. Ho fatto sciogliere un po' le acciughe, ho scolato la pasta, l'ho ripassata con il sugo e ho completato col pan grattato. Oh! Attenta ai broccoli che sono un po' piccanti forse, Sofia. Te la taglio a metà o va bene? Porto un po' d'acqua. Seppioline una tira l'altra perché sono talmente buone come le ciliegie, no? Che non si può smettere di mangiarle. Nel nostro menù Cucinoterapia le seppioline sono state scelte proprio perché sono molto povere di grassi e di nuovo ricche di omega 3 e hanno proteine, vitamine, fosforo, insomma, e fanno molto bene. Poi noi avremo una cottura particolare di queste seppioline, cioè non fritte una volta tanto, ma impanate al forno, che è questa maniera molto leggera ma gustosa di condire e di cuocere gli alimenti. Allora, prima di tutto facciamo una bella marinata.
così li insaporiamo ulteriormente con un po' di limone, succo di un limone, dovrebbe bastare anche mezzo limone. Poi ci mettiamo un po' d'olio naturalmente, uno spicchietto d'aglio per dargli un sapore, magari lo tagliamo in 3 o 4 pezzi che poi elimineremo, e un pizzico di sale. Questa è la nostra marinata, potete lasciare il pesce a marinare un'oretta, mezz'oretta nel frigo, tutto il tempo che volete. Noi avremo giusto 3 minuti, però meglio di niente. Intanto prendo un piatto per fare la mia panatura, fatta con pan grattato, origano e peperoncino. Povero Diego, oggi non è la sua giornata. Il peperoncino favorisce la circolazione sanguigna, fa molto bene. Allora, una volta che le nostre seppioline sono marinate per bene, noi le passiamo nella panatura e poi le appoggiamo sulla teglia del forno, un po' separate, così poi cuoceranno meglio. Così. E fatemi ringraziare l'AICA, che è l'Associazione Cardiopatici Adulti Congeniti, perché arriva proprio da loro questa ricetta, e loro sono un'associazione che si impegna tantissimo, e tra le tante cose importanti si impegna anche sull'alimentazione, perché naturalmente mangiare bene è già un passo avanti per vivere meglio. Ehi, che cosa hai fatto? La palla andava troppo lontano, mannaggia. Vengo, vengo. Fammi finire di mettere le seppioline. Sai queste quanto sono? Sì, mettile sulla placca del forno. O tu le impani se vuoi, io te le metto, tu le impani. Così. Dai, mettile lì sopra. Non romperle, sono seppioline. Stanno nel mare. Sono buone e fanno bene. Sì, fanno buone e mangiano. Fanno bene, si mangiano. Qui non c'è il peperoncino. No. Ah, ti sei sporcato tutto. Cosa fai? Vatti a sciacquare le manine, ti vai a pulirti le manine. Bravo, intanto io metto un filo d'olio appena appena. Potete anche non metterlo, però sicuramente per dorare un goccino d'olio. Sì, ora metto in forno e vengo. Mettiamo in forno. Forno bello alto, io metterei anche 200. Aprimi. Ventilato. Tento a non bruciarti, amore. E diciamo, secondo me dopo 10 minuti incominciate... Aspetta. Dopo 10 minuti controllate se le vostre seppioline sono pronte oppure hanno bisogno ancora di un po' di cottura. E io intanto vado a giocare, che devo fare? Io sento un profumino, vado un attimo a prendere le seppie e torno. Finisci di mangiare la pasta, che è buona. Pronte, prendo la mia presina. Sì? Eccole qui, senza grassi. Perfette, piccoline. Diego, io lo appoggio qua sopra, no? Ecco, vai, che è meglio. Io queste le servirei. Questi però sono molto piccanti, Diego, non li mangiare. Cadevi. Come una palla, mamma. Ma bravo. E
Ed ecco un piatto molto, molto sano e bello saporito, perché il peperoncino e l'origano soddisfano proprio il palato e diminuiscono anche la fame. Ho marinato le seppie nel succo di limone, olio, aglio e sale. Per la panatura ho mescolato pan grattato, origano, peperoncino, ho impanato le seppioline, le ho sistemate su una teglia da carta forno, le ho condite con un po' d'olio, le ho cotte in forno ventilato 10-15 minuti a 200 gradi, le ho servite con un'insalatina di soncino. Ciao Alessandro, ciao Benedetta. Oggi un cocktail che fa bene, mi raccomando. Oggi prepariamo un aperitivo rinfrescante e genuino. Ok. Ti ho portato la spremuta d'arancia, del succo alla pesca, dello zucchero bianco, marmellata di more, delle fragole, delle more e un pezzo di pesca tagliata okay. e sbucciata. Inizia a prendere pure la marmellata di more, sì? Qua, no, non nel frullatore ma nel bicchiere. Quanta? 3 cucchiaini. Uno. Sai che io sono un po'... vado... Vai, vai, va bene, anche un po' di più. I miei cucchiaini sono okay. delle badilate. Mentre io metto il ghiaccio nel frullatore... Sì. Tu prendi pure il pestello e mi schiacci un po' la marmellata. Ah, semplicemente così? Sì. Non ci sono più i pezzettoni quelli grossi, sì. sennò no, non salgo andare. Dalla cannuccia. No, dovrebbe andare bene. Ok. Tu prendi pure la pesca, io prendo la spremuta d'arancia. Uh-huh. Ne versiamo 10 cl e 10 cl. Qua? Sì. Quindi quando fermi tu, fermo io. Perfetto. Poi prendiamo la nostra pesca tagliata a pezzettini, sì. la mettiamo dentro. Una fragolina. Prendi poi lo zucchero nel frattempo sì. e una spolverata di zucchero. Bravissimo. E voilà. Tappo. Bello. Prego, Benedetta. Questo lo diamo a Dieghino dopo. Per me è il momento. Vai. Ha un bel colore anche. Siamo abbastanza velocemente nel bicchiere. Ah, così rimane sotto, qua rimane esatto. tutto variegato. Esatto, adesso prendi pure il cucchiaione quello lungo, gli dai pure una miscelata veloce sotto. Io nel frattempo, benissimo, basta. Faccio una piccola. Questo non si può fare. Buono. Buono perché non è troppo dolce. Poi taglio dei pezzettini piccoli di pesca da appoggiare sul bicchiere, non troppo larghi o grossi perché poi affondano. No. Ma era ovvio che andasse... Ah, bravo. Vabbè, un po' dentro, un po' come fosse una sangria. Cannucce, Benedetta, perché devi pescare dal fondo. Va bene. Prego. Facciamo assaggiare subito a Diego, grazie. Va bene, Ale. Prego, Benedetta. Oh, amore. Ma questo è peinè. Grazie. Vuoi assaggiare? Senti che buono. Com'è? Assaggia. Com'è? Ah, buono. Questa è un'apericetta, no, l'apericetta la facciamo adesso, questo è un aperitivo. Ci mettiamo vicino anche la tua rosa, alla frutta. Mi aiuti a fare l'apericetta? Adesso lo beviamo, prima dobbiamo fare questa ricetta, vieni. Sì, adesso vai da Alessandro che te ne fa un altro. Vai, facciamo questa apericetta, che è una ricetta, è un piattino, un entrée, che ho mangiato in un ristorante molto carino di Milano, che si trova vicino al Macello, che è specializzato nel fare delle milanesi pazzesche, però mi ha fatto questo aperitivino molto sfizioso, allora io ho chiesto subito come si faceva e ho deciso di rifarlo anche a casa con successo. La base di questa apericetta è la barbabietola, che va molto bene perché è piena di vitamina C, antiossidante, rinforza i vasi capillari, che insomma per una donna, per le gambe di una donna, ha il suo perché. Quindi la chiameremo tartar di barbabietola. Prendiamo un pezzo di barbabietola piccolino, così. Poi ci mettiamo, diciamo, 2 o 3 cucchiai di tonno in scatola, io vado con le mani ma è l'equivalente, diciamo 3 cucchiai, mettiamo 2 acciughine e una cucchiaiata anche di capperi, tritiamo il tutto.
bisogna assaggiarla per vedere se è giusto, diciamo, l'equilibrio tra i sapori o se bisogna aggiungere qualcosa, eh. Secondo me è perfetta. Sarà che a me la barbabietola piace molto, eh. Allora, naturalmente lo potete servire, questa pericetta la potete servire semplicemente come una mousse, però io l'ho, diciamo, l'ho mangiata e impiattata in una maniera un po' particolare. Prendo un piatto, prendo anche, diciamo che faccio una due porzioni. Proviamo, questa me la sono inventata adesso. Spallinatore del gelato, vediamo se non è troppo molle, ci provo. Così. Ecco qua, è venuto. Facciamo due palline di gelato. O se no fate delle knel semplicemente. Così. È un po' tanto, eh. Devo dire che io ne ho mangiata una porzione un po' più piccola. E poi prendo il pane carassau, magari ci metto un goccino d'olio. Rovesciato tutto, Dino, sei un birbo, tutto sulle scarpe. È buono almeno? Sì. Dai, bevilo. Sì, asciugati. Te lo lascio qui. Grazie. Mm. Poi prendiamo il pane carassau e facciamo una composizione artistica. Così, e il resto però lo mettiamo, diciamo, così. È buono? Ha fatto Alessandro. Oh, sei una sanguisuga, tieni. Questo è pane carassau. Ed ecco pronta anche la pericetta. Ho frullato la barbabietola con il tonno, le acciughe e i capperi e ho servito con del pane carassau unto d'olio. Ecco il nostro menù della cucinoterapia, che fa molto bene. Abbiamo i rotolini di salmone e riso, abbiamo la pasta integrale con i broccoli, abbiamo le seppioline, uno tira l'altro, e poi la torta che abbiamo fatto con Fiona May, con la crema pasticcera. Eccola lì, e tutta la frutta. Intanto il Dieghino incomincia a avere sonno. Allora, io vi ricordo che sono sempre qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per cucinare con voi, alla stessa ora, un menù diverso. E adesso per finire, sai cosa fa la mamma? Si assaggia la torta che è... Buonissima. Per conservare meglio i formaggi in frigorifero, avvolgeteli nella carta da cucina oppure nella carta del pane, per esempio, perché così si assorbe l'umidità e non viene la muffa. Se volete fondere il cioccolato più velocemente, spezzettatelo e mettetelo nel microonde.